La Sorresinese fa festa anche se cede al Trebbiano, che del resto aveva bisogno di punti per entrare nei playoff, dove affronterà il Roma Nengo. Dopo una palla sbucciata da Mirtezza da buona posizione, ci prova Anteri, che alza troppo dal limite. Al 20° Berisciacu sul secondo palo svetta di testa dopo un corner e sblocca la contesa. Ancora Sorresinese con triangolo largo azionato da Brunetti, che non si chiude per pochi centimetri. Sempre Brunetti fa i più attivi calcio alto di poco, mentre su azione di Mirtezza De Santis non riesce ad allungarsi per deviare. È sempre grande Sorresinese nel primo tempo. Guerci trova Brunetti che inzucca addosso a Piagini. Altra palla gol per De Santis che stavolta si allunga su cross da destra di Ladili, ma non ci arriva. Nella ripresa cambia tutto perché si sveglia il Trebbiano e i tanti cambi spezzano il ritmo. Grandi azioni in linea Ruggeri, Venturiero e Tini, con quest'ultimo che batte Ghidini per l'1-1. La Sorresinese ha un'altra palla gol enorme con Compiani che trova il miracolo di Piagini, mentre Barborini inzucca fuori di pochissimo un altro cross goloso. Dopo pressione alta ci riprova anche Scandolara, ma palla alta. Gol sbagliati, gol subito. Ghidini dice no alla punizione di Giussani. Poi deve arrendersi alla splendida conclusione di Gianbelluca, che vale l'1-2 e i playoff degli ospiti, graziati anche dall'ultimissimo tiro di Scandolara.